Cherubino Gambardella che ha vinto il concorso per la stazione, per la ristrutturazione della stazione Gambardella. Scusami Loretta. Innanzitutto buonasera, io sono un architetto e non sono un designer e sono un po' a disagio per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivi è un motivo molto strano e singolare. Io sono stato invitato a fare un concorso a 5 insieme a Sandro Bellini e a Antonio Citterio, se non ricordo gli altri due autori che erano stati chiamati a fare questa cosa, e ho vinto questo concorso per il restyling, tra virgolette, della stazione di Piazza del Vento. Io sono abituato, siccome sono un autore e quindi come tutti gli autori sono abituato nel momento in cui faccio un lavoro a informarmi. La prima cosa che faccio è studio e ho chiamato due consulenti per fare questo lavoro, che sono Francesco Ripisti e Paolo Bossi, questo architettura contemporanea milanese, che mi hanno aiutato nel capire innanzitutto cosa fosse questo progetto. La prima cosa che devo dire è che non mi trovo particolarmente d'accordo con la relazione dell'architetto Marco Albini per una sola cosa. Io adesso trovo che sia tutto. Il progetto della metropolitana milanese di Franco Albini, Bob Norda, Piva e Elg non è un progetto semplice, è un progetto bello, è una cosa molto diversa, molto diversa. Non è affatto un progetto semplice e lineare. È un progetto bello perché è un progetto in cui ho contato decine e decine di sostanze. E siccome io mi occupo di corpi e di spazi quando faccio l'architettura, l'architettura è fatta di corpi e di sostanze, la plastica, il fulgito, la gomma, i materiali, il ferro, la lamiera smaltata, lo spazio tra l'altro è uno spazio straordinario che un intellettuale sofisticatissimo, tal quale è stato Giuseppe Ciribini, padre dell'industrializzazione edilizia, è uno dei maggiori inventori della cultura moderna in Italia, assieme a Thomas Maldonado, adesso non ve la faccio troppo lunga, siete milanesi, lo conoscete, quindi non mi va un po'. Giuseppe Ciribini si inventa questo spazio di Poggeo e chiama due bravissimi autori a fare un lavoro su questo spazio. L'intuizione qual è? Quella di dire, bene, questo è l'ipogeo, tratto questa linea come un'unica condizione e, come dire, visto che lo scavo in parte preesistente, mi interessa poco se c'ha questa linea, questi spazi, c'hanno tanti aspetti disorganici e assurdi, dove si rimane disorientati, spazi vuoti enormi, dove non si capisce dove si va. E allora lì è chiaro che il progetto di Albini e di Norda è un progetto straordinario, chirurgico, fatto di sostanze minime, di scritture calligrafiche che dentro se stesse diventano complesse. Quindi nel momento in cui lavoriamo su mancorrenti, pitture, luci, sostanze che si compongono, disegniamo un unico, un grande ipogeo comune che mette insieme tutta Milano in un'unica, ambiziosissima e visionaria condizione di immagine. Cioè, ti disegno tutta Milano sottoterra uguale, e tu, che vivi negli anni 50 e 60, immagino questa Milano dove la gente andava a lavorare a Metanopoli, dove c'era un'altra condizione sostanzialmente diversa, meno iconica di quella contemporanea, poi vi spiegherò il perché del mio progetto, il perché degli studi, il perché di cosa è venuto fuori. Era una Milano che aveva bisogno di orientarsi attraverso un progetto secco e sofisticato, ma non semplice, bello ma non semplice, un progetto complicatissimo e pieno di sostanze, dove la linearità mi sembrava, come dire, nel momento in cui ho visitato per la prima volta Loreto, fare parte della tradizione della stazione milanese, da Fontana a Radice, e immaginavo che dietro queste cose ci fossero addirittura degli echi della mineralizzazione del movimento dei futuristi, in questo asse lineare lunghissimo che diventa, questo è quello che io ci ho visto. Poi io sono un autore, posso dire delle sciocchezze, ma i miei storici dell'architettura, quelli che mi hanno aiutato, mi hanno detto, guarda, è stata fatta per questo motivo, è stata fondata in questo sistema. Siccome il restauro, per fortuna,
non è una scienza esatta, e quindi invocare il restauro di una cosa vale a dire, come dire, conservare spesso vuol dire nulla, spesso vuol dire non prendersi delle responsabilità, non scegliere cosa fare. Allora la prima cosa che ho fatto, adesso facciamo partire le immagini, vi faccio vedere cosa ho fatto un sopralluogo per capire che cosa fosse questo spazio. Vediamo appena. Vabbè, questo è Loreto, il grande nodo, lo spazio sotto, e tutta una serie di schizzi che nascono da cosa? Dal fatto che questa stazione, così come era stata concepita, era, e si vedeva benissimo dalle immagini che ha mostrato l'architetto Albini, un sistema di equilibrio perfetto dove non c'era nulla di aggiunto. Oggi la grafica pubblicitaria, aumentata del 70% rispetto agli anni 50, l'aggiunta di segni diversi, un palinsesto complesso di stratificazioni hanno praticamente neutralizzato, reso illeggibile il disegno di Bob Nord e di Franco Albini. Quindi davanti a me non c'era una stazione di autore, c'era una larva. E una larva, che era una larva suggestiva, densa di, come dire, forza, aveva bisogno, secondo me, di essere rivitalizzata attraverso una scrittura autonoma. Un'altra scrittura che non, come dire, museificasse come un cadavere. Io non avrei reso un servigio alla memoria di Albini o a, come dire, all'abilità di Bob Norda se mi fossi messo a fare un restauro filologico e poi 800 cartelloni pubblicitari mi rendevano totalmente neutrale e illeggibile quello che era il loro progetto. Non avrei reso un servigio a loro se avessi fatto un'operazione concepita in modo neutrale. Io ho fatto un progetto angolato che ha rispettato tutto quello che era il progetto di Albini e di Norda. Non c'è un solo mancorrente che va via di quelli rimasti, non c'è nulla, ma c'è soltanto la stratificazione, l'aggiunta di un nuovo sistema di luci, di un nuovo soffitto che è arancio e verde perché serva come elemento rafforzativo a leggere la memoria, quello che rimane, quello che lavora insieme a quello che rimane di arancio e verde del progetto di Albini e Norda in un contesto alteratissimo. Allora, o si toglie la pubblicità e si ritorna agli anni 60 e si fa un progetto in cui, come dire, in modo totalmente arbitrario, facciamo una Milano che non c'è più, con la classe operaia, con la gente che va a lavorare in fabbrica, oppure pensiamo a una cosa differente. Io ho pensato che si potesse fare una cosa diversa. Ma il mio lavoro era concepito attraverso tutta una serie di schizzi che rafforzavano la fascia rossa o verde e che lavoravano sulla pubblicità esclusivamente. Andiamo avanti ancora. Lavoravano su questi grandi mezzanini, questi sono tutti appunti iniziali del progetto, cose che non hanno in qualche modo, che io mostro, ma sono cose, documenti privati che fanno parte della mia indagine, ma che è importante, credo, far vedere per lasciar capire quanto il progetto sia stato letteralmente capito e compreso e interpretato attraverso un'aggiunta che non tocca la sostanza, ma che modifica per esempio i pavimenti per una scelta legata all'integrazione con i materiali per non vedenti, con tutte quelle altre condizioni che sono state scelte. Non mi sarei mai sognato di usare un pavimento bianco, ho usato un pavimento grigio, non nero ma grigio. Andiamo avanti, ancora con la traccia stilizzata del sistema di illuminazione nuova che porta i lux a quelli oggi richiesti. Quindi bisogna mettere nuove luci. Non volevo aggiungere banalmente i neon del progetto originario perché mi sembrava blasfemo mettere dei neon in fila o potenziare il sistema di illuminazione. Mi sembrava blasfemo e poco rispettoso e mi sembrava di non prendermi una responsabilità. Per cui il restauro per me è stratificazione. Se il progetto di Albini e di Norda è un grande progetto, è un progetto che reggerà
la stratificazione, così come io mi auguro che tra 20 anni, 25 anni il mio progetto possa reggere altre scritture, altre stesure, perché la grande architettura si scrive su se stessa, si sovrascrive, a mio modo di vedere. Ma ecco, lo studio attento sulla fascia da tenere in considerazione, avanti, avanti. Ecco, questa era la condizione che abbiamo trovato, quella che abbiamo immaginato. Abbiamo immaginato, abbiamo trovato vari frammenti di mattoni, di sistemi, di prove, di campionature diverse, di calchi decorativi differenti lungo l'andamento delle pareti, e un'aggiunta incredibile di comunicazione che abbiamo immaginato di mantenere ripristinando la grafica originaria e quindi demandando a un lavoro che Nord avrebbe dovuto fare per restaurare la grafica secondo le indicazioni necessarie. E noi ci siamo presi la responsabilità di immaginare questa specie di linea che costituisse una nuova guida, la possibilità di lavorare insieme a una prospettiva differente, perché non crediamo nella sovrascrittura, nel fatto che l'architettura sia palinsesto, sia una cosa che si ravviva attraverso un processo che è il contrario di una museificazione o di una mummificazione. Non avrebbe retto questa stazione l'invasione comunicativa, l'uso completamente diverso che in 30 anni si fa dello spazio architettonico. Per questo io credo che aveva bisogno di un elemento rafforzativo. Sandro Mendini, per esempio, visto il progetto di concorso, disegnava dei fiori, una cosa bellissima, una cosa che in qualche modo era un'altra cosa. Io invece mi sono posto il problema di lasciare questa traccia e di non toccare nulla, se non altro che di aggiungere. Avanti, 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 avanti. Ecco, sulla banchina ho immaginato che qui ci si potesse lavorare attraverso un processo che rendeva ancora più evidente il movimento del treno, più vario, più forte, abituando le persone a rispettare la distanza dal bordo della banchina. Avanti. E poi un'altra cosa, avanti. Avanti ancora. Ancora. Ancora, vedete i nuovi cartelli pubblicitari? Un attimo indietro. Ancora, avanti. Sezione per sezione. Vedete il nuovo sistema dei cartelloni pubblicitari rivestiti, questi, in lamiera mandorlata, con gli alloggi per la stampa gratuita quotidiana. Avanti. Poi mi è piaciuto che ci fosse un intervento di un artista, e più che di un intervento di un artista, io ho chiamato Stefano Casciani, che è un bravissimo designer, a cui ho chiesto di disegnare 7 colonne e di colorarle, perché mi serviva un elemento puntuale che avesse una cromia molto, molto forte, molto evidente. E poi io credo che bisogna ricominciare ad attivare un dialogo tra l'architettura e il design che ha fatto grande la città dall'Ottocento ad oggi, quindi un grande segno metropolitano sul quale si possa continuare a discutere, ma appunto non un mancorrente, non un elemento è stato alterato del progetto, se non attraverso un processo di sovraimposizione e di sovrascrittura. Avanti. Vedete anche questi grandissimi spazi, spesso macchinosi, complessi, ma spazi che hanno avuto bisogno, perché sono ipogei precedenti, spazi adattati, non spazi progettati ad oggi. Quindi queste questioni avevano bisogno di essere scritte attraverso nuovi temi. Avanti, avanti, ancora, velocemente, ancora. Ecco, fermo, un attimo dietro. Ecco, qui abbiamo questo grande elemento del mezzanino centrale con la scala che scende, l'unico elemento aggiunto, questo grande sistema di illuminazione che sostituisce i neon e che guida questa discesa portandolo sulla parte bassa della stazione. Ancora, ancora, ancora la parte dove invece del Fulgit c'è la lamiera verde scuro, abbiamo immaginato di portarla alla stessa cromia, e ma questa c'è già, è preesistente, è parte del progetto originario. Avanti. Poi c'è un gioco ironico che abbiamo fatto, sempre pensando al fatto che la N
della metropolitana è forte e visibile in un contesto dove la città ha meno pubblicità, meno aggressività iconica di quanto non ne abbia oggi. E allora abbiamo immaginato che per rendere ancora più evidente l'entrata all'Oretto si potesse lavorare su una gigantesca M rossa che diventava il segno d'ingresso alla stazione. Però questa, insomma, sono una provocazione intellettuale. Avanti. Ok, basta.